Emergono dai bunker sepolti nella sabbia dove Saddam Hussein li ha collocati. Quattro uomini che non hanno lo stomaco per resistere alla madre di tutte le battaglie. I gesti, le suppliche, la paura di soldati demoralizzati di fronte a forze sovrastanti. Va tutto bene, tutto bene. Per mesi la loro casa è stata una trincea nel deserto. Per quattro settimane il martellamento ininterrotto di bombe li ha privati di cibo, del sonno e infine della speranza. Ora questi uomini non sono più combattenti iracheni, ma prigionieri di guerra dei Marines americani. Prima le formalità, la ricerca di armi, nome, rango e numero. La prima linea irachena non ha offerto alcuna resistenza e i Marines hanno catturato migliaia di prigionieri. Molti avevano con sé volantini lanciati dagli aerei alleati che li invitavano ad arrendersi o ad affrontare la morte per fame.